Sono Pazox, ben ritrovati in questo nuovissimo video e anche improvviso, perché tutto ad un tratto, qualche momento fa, sono stati mostrati i nuovi survey, nuove skin dei futuri pass battaglia e anche un tema molto molto specifico, ovvero la mitologia greca. Ebbene sì, abbiamo Hermes, Apollo, Cerbero, ma prima di vedere tutte queste nuove skin insieme, ricordate, inserisci il codice Pazox all'interno dello shop di Fortnite se vuoi supportare questo creatore. Il tuo supporto garantirà tantissimi nuovi video e tantissime nuove stories. E se sei un fan delle Pazox Stories, entra nella mia isola per rilassarti, fare tanti XP e conoscere tanti altri pazzoidi. Beh, allora, questa skin mi ricorda un po' Warframe e anche le Guardiane della Guglia, ma allo stesso tempo anche un pochino Hermes. Un pochino. Questa è un po' cupa come skin, i suoi capelli mi ricordano molto Raiden di Metal Gear Solid. Questa skin ce la vedo bene per San Valentino o Rainbow Royale. E parlando di Grecia, eccolo qui, lui è bellissimo, appena l'ho visto mi è piaciuto veramente un botto. Fantastico. Poi abbiamo questo dragone, bellissimo, con tanto di granchietto sopra la testa, veramente bello bello bello. Io adoro questa tipologia di skin. Abbiamo questa tizia che sembra essere uscita direttamente da Monster High. Ecco, la dea dell'amore. Magari il prossimo pass, stagione 4 o direttamente capitolo 5, sarà tutto mitologia greca. Guardate che bel cavaliere abbiamo qui, fichissimo. Niente da dire, fichissimo. Lei è molto bella. Molto molto bella. Questa la prenderei senz'altro. Anche lei è molto bella. Mi piacciono un botto i suoi capelli, ma anche i suoi vestiti. E ovviamente ci sono anche i remix, perché questo dovrebbe essere un remix di Menens della stagione 5. Poi abbiamo una ciclope cartoon. Non mi fa tanto impazzire. Lei è molto molto bella. Mi piace tanto. Anche lei, niente male. Questa un pochino mi ricorda Dark Souls, non so perché, non il modello, lei è molto carina, ma più che altro questa armatura a scheletro e queste mani. Un remix di oro, col cappuccio rosso, ottima scelta oro. Un sacco da box, ok. Non lo so se questa skin mi piace, vorrei vederla in game. Lo stesso discorso di prima, abbiamo anche Medusa. Lui è molto carino e, se non sbaglio, è stato anche confermato alla trasformazione in toro o minotauro. Lei è bellissima. Che capelli da Shadow of the Hedgehog che c'ha. Lui è tutto cattivo, tutto... Però poi ha le scarpe super cool. Ok, però è carino. Eccolo qui. Eccolo qui. Bello. Bello che abbia una trasformazione del genere. Chissà come la faranno poi. Lui è... bellissimo, sa tanto di nuovo Triarca, il Triarca del Fuoco. Veramente bello, chissà se sarà una skin finale o una skin segreta. Carina lei, molto carina. Anche questa, non lo so, un 50 e un 50. Questa assomiglia tantissimo a Marisa di Street Fighter 6. Ok, questo ragazzi è il meme. Il meme, lo Shiba Inu in versione Samurai. Ma che bella testolina che c'ha. Bellissimo. Questo non lo so ragazzi, che cosa hanno pensato? Che cosa hanno pensato quelli di Epic? Lui, non lo so, non mi fa impazzire. Saranno i vestiti. Lui è un remake di Ramingo, si capisce all'istante dai suoi capelli. Lui, non lo so, non mi fa impazzire. Lui è carino, anche lui ricorda qualcosa, addirittura i guerrieri lì sulle pieghe dei pantaloni. Lei è particolare, molto particolare, non è brutta però. Lui mi piace. Sarà per la maschera, ma mi piace un casino. Questo non lo so. Non lo sembra uscito dal mondo di Gumball, ragazzi, questo qua. Carina, questa è molto meglio di quella di prima. Il cane Carlino super arrabbiato, ok. Non lo so. Questo lama un po'. Ok. Un'altra bruma con le ali dietro la schiena. Non mi dice niente di che lei. Carina. Carina. Il tizio zainetto, ragazzi. Ma quanto è cute. Quanto è bello. Lo voglio. Dai, non è male, però il vestito nero non mi fa impazzire. Quanto è fico lui. Ditemelo. È fichissimo. Mi piace veramente un botto. Bellissimo.
sembra un remake di Ronin, che tra l'altro è anche un amico del procione, perché ha un bel procione sulla giacca. Bello, bello, comprerò instant lui, bellissimo. E questi sono tutti i survey nuovi che sicuramente molto presto li vedremo all'interno di un pass battaglia o del pass battaglia del capitolo 5. E fatemi sapere voi qual è il vostro preferito e quale comprereste instant. Sapete, sono particolarmente felice di questa tavola dei survey, perché la maggior parte mi sono piaciute, quindi ci dobbiamo aspettare veramente tante belle skin nel futuro di Fortnite, sperando che le collaborazioni non rovinino tutto. Noi ci vedremo domani con il filmone delle stories, con un dolcissimo e carnissimo hey!